Vieni che è l'ora di fare l'amore. Mi chiamo Federico Fenu e sono il direttore della casa di riposo di Genola. Oltre al dover lavorare, adempiere a tutta una serie di aspetti organizzativi e burocratici, ho cercato di costruire un modello personale, personalizzato di questo ruolo in questo luogo. E mi sto trovando molto bene nel condurre questa casa di riposo in modo condiviso e partecipato sia con i nostri ospiti che la popolano e che fanno sì che il tutto stia in piedi con il personale e con le attività e gli adempimenti che abbiamo. Io soprattutto anche nelle attività che organizziamo vedo negli occhi dei nostri ospiti soddisfazione nel portare avanti delle attività condivise con loro, organizzate con loro, ideate anche da loro secondo le loro inclinazioni, quello che è stato anche il loro percorso di vita. Siamo qui nella realizzazione di un'altra giornata che per noi è tradizione ed è la polentata con gli alpini che facciamo ogni fine estate. Agganciato a questo momento conviviale e mangereccio c'è anche un'attività che verrà svolta nel pomeriggio, che è una sfilata di abiti. Questa sfilata è stata pensata tramite racconti dei nostri ospiti, amici e anche parenti hanno aiutato a raccogliere tante informazioni che io mi sono scritta durante i mesi più freddi, in cui si faceva magari meno attività dinamiche. E è stato proprio bello ascoltare alcuni racconti a partire appunto dal dopoguerra. Qualcuno ha proprio portato la sua fotografia, magari o ha raccontato di avere parenti che si sono spostati in America per trovare fortuna. E poi vabbè, tantissimo le donne si sono divertite a indossare vestiti eleganti, a portare alcuni appunto dei loro preferiti per quanto riguarda gli anni 80 e 90 e anche per quanto riguarda gli anni 60. Comunque è stato divertente ascoltare loro alcuni aneddoti, no, su alcune figlie che facevano arrabbiare indossando queste prime gonne corte o questo uso dei fiori che è diventato poi più interessante negli anni, ma all'inizio era visto quasi con sospetto, no? I colori erano più scuri. È stato proprio un bel modo per fare sia autoracconto di sé, quindi imparare a raccontarsi, ma poi anche divertirsi insieme, ecco, attraverso la musica e questa festa che abbiamo vissuto. Abbiamo fatto alcune prove, ci sono stati degli appuntamenti fissi in cui abbiamo proprio fatto la sfilata in salone, chiusi per non farci vedere da nessuno, eravamo tutti insieme proprio ben compatti nel cercare di vedere che gli abiti combaciassero con i personaggi. E la minigonna, per esempio, abbiamo faticato a trovare la modella perché questa signora era magrissima e quindi aveva una taglia da modella vera e propria e quindi non è stato facile.